È questo che abbiamo detto oggi, che parte un percorso e che io sono disponibile a fare questo percorso con lei e che maturi anche nella candidatura alla segreteria del PD. Voglio provare a fare la segretaria del PD e provare a vincere questa bella sfida. E ho colto l'occasione anche per salutare, per fare un grande in bocca al lupo alle altre candidate e candidati, tutte persone che stimo. E abbiamo voglia di costruire una speranza per un'alternativa in questo paese, in un momento in cui è governato da questa destra identitaria e nazionalista che già nelle prime settimane di governo se l'è presa coi poveri, se l'è presa con le marginalità, se l'è presa con i più fragili. Meritiamo un'alternativa e vogliamo portare una visione che tenga insieme la giustizia sociale e climatica, che tenga insieme il contrasto a ogni forma di diseguaglianze, a partire da quelle territoriali che colpiscono il Sud, motivo per cui ci opponiamo fermamente e duramente al disegno di legge Calderoli per l'autonomia differenziata, motivo per cui dobbiamo sapere che le diseguaglianze sono anche quelle di genere e quindi l'appello è stato alle persone più colpite dalle crisi di questi anni.